Joe Di Tonno è tornato in scena con un grandissimo Notre Dame de Paris che nel mondo si dice abbia fatto più di 5.000 repliche e Joe è arrivato quasi a 1.000, siamo a 900 e qualcosa, adesso glielo chiediamo direttamente. Ciao Joe, benvenuto. Ciao Silvia, buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Sì, siamo a 920 circa, dai. 920, quindi siamo per festeggiare i 1.000, credo che sia una grande festa. Sì, è una grande festa, sicuramente inaspettata, insomma, tanti anni fa non l'avrei mai detto, ma ci siamo arrivati piano piano, ma la meta è importante, sì. Io ho impostato un editoriale sul mio giornale dedicato a Notre Dame, pensando a questa escursione temporale, perché sono passati 20 anni, quindi mi chiedevo come eravamo noi del pubblico, com'era l'Italia e come eravate voi artisti 20 anni fa. Chi era il Joe di 20 anni fa? Gio era un timido, diciamo, tra virgolette, abbastanza timido ragazzo che si avvicinava al mondo del teatro musicale, perché le mie esperienze fino ad allora erano state soprattutto nel mondo della musica leggera. Avevo fatto soltanto spettacoli poco più che amatoriali fino a quel momento, parlando di teatro, e quindi per me era una grande sfida, una sfida importante. Così mettermi alla prova con uno spettacolo così imponente, così denso di messaggi, confrontarmi con altri artisti di grande caratura e soprattutto con Riccardo Cocciante. Tutto questo succedeva, sì, in un'Italia che a pensarci oggi sembrava un'Italia un pochino più serena, visto che insomma, ci si aspetta sempre che si parla sempre al passato come se il famoso Si stava meglio prima. ci stava meglio prima, e purtroppo devo confermarlo, perché oggi, insomma, negli ultimi anni soprattutto, ci sono state cose che hanno drammaticamente peggiorato la situazione sociale, economica, eccetera, eccetera. Già allora, insomma, si parlava di Notre Dame come se fosse arrivato al momento giusto per un pochino per rasserenare un pochino gli animi, per dare questa sferzata così se vogliamo, anche di buon umore, perché Notre Dame fondamentalmente è quello che è il motivo poi spesso del mondo dello spettacolo, distrarre un pochino le persone dalla quotidianità, dai problemi quotidiani. E oggi più che mai questo sta avvenendo, e si sente tantissimo questa esigenza, visto quello che è accaduto prima con il Covid e attualmente con la guerra. Con la guerra, infatti adesso non voglio parlare del messaggio di Notre Dame che lo conosciamo molto bene, Sì. ma secondo te chi è oggi il vero mostro? Ah, io personalmente ho una mia idea ben precisa, che il vero mostro in me è passato, diciamo, dall'essere dalla televisione ai social, nel senso che sono sempre stato abbastanza critico nei confronti del mondo televisivo, soprattutto per quello che ci ha propinato, diciamo, negli ultimi 20 anni. E qui non voglio fare riferimenti politici, ecco, però forse si è capito tra le righe. E adesso il vero mostro purtroppo sono i social, che hanno dato sì il diritto di parola a tutti, quindi poteva essere un mezzo molto democratico per dire la propria, però è stato un pochino un'arma a doppio taglio, forse una sorta di effetto boomerang, perché purtroppo lo si usa in maniera troppo spesso inconsciente. È come se io penso ogni tanto, dico, forse per accedere ai social ci vorrebbe una sorta di patentino, perché Esatto, un ordine uno strumento, professionale. sì, perché è uno strumento molto pericoloso, perché appunto si può scrivere di tutto praticamente senza censura ormai, e questo ha contribuito a creare un mondo veramente pericoloso, perché io ultimamente faccio questo parallelismo tra il Medioevo, in cui si metteva a rogo
psicologo una persona per un difetto fisico e si accusava di stregoneria, e oggi i social questo fanno, cioè Infatti, l'Inquisizione. l'Inquisizione, esattamente l'Inquisizione, in cui si mette a rogo una persona solo perché magari esprime un parere diverso dal proprio, perché si espone, non so, con idee che possono essere politiche piuttosto che di altra natura, una critica, eccetera, oppure per l'aspetto fisico. E quindi c'è una cattiveria di fondo che viene riversata sui social, una frustrazione generale che dà un pochino purtroppo anche il polso di quello che è la società oggi. E questo mi rammarica molto, mi rattrista perché evidentemente in tanti anni non si è riuscito ad arginare questo problema o comunque a creare una sorta di, ecco, di equilibrio, a non gestire proprio Sì, no, ma hai il colto nel segno. mezzo. Mi dispiace molto perché si parla sempre di partire dal basso, partire dalle scuole, eccetera, piuttosto che ovviamente dalla famiglia, eccetera, però mi sembra che insomma si vada verso il peggio. Ecco, forse manca proprio, manca la cultura di base. Quindi ti chiederei, visto che Notre Dame è comunque uno spettacolo che è trasversale, piace dai bambini agli anziani a tutti, e i millennials cosiddetti, che vengono a vedere lo spettacolo e sono abituati magari a fruire di questi video corti, di questi TikTok, eccetera, come stanno reagendo e come ti rapporti tu con loro? Ma io direi che stanno reagendo bene, io ne vedo tanti in teatro e Meno questo mi male. fa, ecco, sì, mi fa ben sperare, nel senso che io vedo questa generazione, diciamo, di adolescenti che sta frequentando il teatro anche con grande passione. Certo, magari sono pochi in percentuale, però sono un numero importante. E un po' perché magari spinti dai genitori quando ce la fanno, un po' perché per il passaparola, è come se avessero anche loro bisogno di sorta di rifugio, che sia un rifugio fatto anche un po' più di emozione, di passione, anche di lentezza, perché è tutto Bravo. così veloce per loro che invece in Notre Dame ritrovano, che in Notre Dame o comunque in teatro in generale Esatto. trovano una sorta di conforto, anche quello che magari non si trova tra gli amici o in famiglia. E certo, bisogna un pochino prenderli e portarceli, però insomma in questo senso Notre Dame c'è il vantaggio anche di avere di essere mo moderno, nel senso che l'uso degli acrobati, l'uso delle voci leggere, poche, l'abbiamo detto tante volte, questo sicuramente aiuta, però è un buon inizio, insomma, ecco. Ma tu avresti mai partecipato a un talent? A parte quello che hai fatto, ma quello non era un talent, era un concorso comunque. Sì, ma guarda, io ti dico, per quanto sia anche un pochino critico verso i talent, L'avresti fatto. probabilmente sì, perché è quello che c'è. Io ogni tanto mi sento chiedere dai ragazzi, ma come si fa a proporre le proprie cose, eccetera, a uscire fuori dall'anonimato. Oggi ci sono i talent, ci sono i social, c'è TikTok, eccetera, che a volte ci ha dimostrato quanto comunque una visibilità te la dà, e se hai del talento esci fuori. Poi, ovviamente, cioè, il discorso è sempre lo stesso, è che se ci stai, se ci sei veramente, se hai qualcosa da dire veramente, allora rimani. Se invece sei soltanto un fenomeno passeggero, duri, come si dice, come La un famosa meteora, piancettiale. certo. Eh sì, la famosa meteora. Poi essere critici per partito preso credo non serva a nulla, cioè questo c'è e E questo questo cerchiamo potrebbe di essere, sfruttare. certo, potrebbe essere un Questo buon trampolino di ecco, lancio, chiaro. sì, è ovvio che i ragazzi dovrebbero essere consapevoli di una grande differenza, che in televisione spesso si va a fare televisione, cioè televisione si va a fare spettacolo e non essenzialmente o principalmente musica, ahimè, nel senso che poi ti devono instradare, ti devono addestrare a dire delle cose, ti devono addestrare magari, ecco,
nella scelta dei brani che non, di cui non sei sempre purtroppo padrone, perché ti fanno cantare delle cose che non sono, che non ti si addicono per motivi, ecco, Di di visibilità, dinamiche, appunto, certo, chiaro. sì, di dinamiche televisive, la sfida, e quindi quello canta quello, eccetera. Però anche quello, secondo me, in qualche modo può essere formativo, cioè nel senso, la vita è tutta una battaglia, è tutta da costruire, e quel, cioè, prendere anche delle sberle in faccia può essere utile in questo senso. E purtroppo è così, il mondo è sempre più difficile, però una cosa è certa, che stare a casa aspettando che succeda qualcosa non No, serve a niente. E ecco. purtroppo non esistono più le figure professionali che si possono proprio incontrare. Sembra quasi che si faccia fatica ad incontrare persone fisiche. Cioè, se io dovessi consigliare a un ragazzo, vai da questo produttore, è difficile, perché i produttori spesso, Non ricevono. diciamo, che non ricevono, oppure sono distratti, appunto, perché sanno che ci sono questi altri percorsi, no? E quindi il produttore è quasi lui che ti viene a cercare, un talent. Il discografico, la figura discografica di una volta non c'è più. Beh, diciamo che 20 anni fa Cocciante ha avuto un grande occhio quando ha scelto questo cast. Poi ovviamente ci sono stati tanti artisti che si sono alternati, che si alternano, però Cocciante è stato un talent scout incredibile perché i personaggi erano stati costruiti su di voi. Ma adesso che siete tornati in scena, nelle prove, che cosa vi ha detto Riccardo Cocciante? Riccardo ci ha detto una cosa fondamentale, di interpretare il ruolo secondo quello che siamo oggi, cioè di non andare a cercare quello che eravamo, nel senso che oggi siamo cambiati e il personaggio è essenzialmente sempre lo stesso, però sai, per essere credibili sempre bisogna portare in scena quello che si è, non andare a cercare cose diverse. Cioè, io non avrei potuto, non potrei interpretare un ungio trentenne, oggi ho quasi 50 anni, però ho messo a servizio la mia esperienza, così come gli altri, a servizio del personaggio, la mia esperienza, che probabilmente potrebbe anche sembrare, ad esempio, un po' meno giovane, un po' meno scattante, tra virgolette, ma quello che va a superare tutto è sempre e soltanto la sincerità, la verità, L'interiorità. l'amore, sì, l'amore, la passione con cui si interpreta il ruolo. Infatti E tu questo è, dimmi, dimmi. no, e questo è quello a cui tengo di più, e vedo che i riscontri sono sempre molto, molto positivi. E sai, noi temevamo un pochino, poteva anche succedere che già, dai, sono invecchiati, eccetera, eccetera. Però io vedo che le critiche sono positive, quantomeno adesso non è che leggo le critiche di tutti, però nei miei confronti sono sempre benevole, mi trovano sempre in questo senso in gran forma, e quindi vuol dire che, insomma, ho ancora tanto da dare a questo personaggio. E adesso fuori onda una volta dicevamo che Notre Dame mantiene giovani, il teatro mantiene giovani, ma come ti tieni in forma regolarmente e poi per arrivare sul palco a fare un personaggio del genere? Ma guarda, io quest'anno, siccome ho avuto grossi, diciamo, problemi psicofisici durante il lockdown, da cui sono uscito insomma, con una serie di cure, di attenzioni, eccetera, senza scendere nei particolari, sono arrivato praticamente a prepararmi per il Notre Dame con grandissima disciplina, con grande attenzione, e ho lavorato tantissimo sulla fisicità, sulla vocalità soprattutto. Perché la vocalità inevitabilmente era una voce, una vocalità arrugginita, perché in 2 anni di inattività ovviamente Certo. si sentono e lasciano un pochino il segno. Io ci ho lavorato tantissimo, ho studiato tanto, e adesso devo dire, io, a mio avviso, canto meglio di prima. E quindi si arriva sempre con dedizione, con lavoro, con un'attenzione soprattutto proprio mentale. Bisogna sapersi gestire sempre, e quello che fa la differenza, appunto, è l'approccio e come si vive anche la vita da tour. L'ho detto tante volte, cioè,
finito lo spettacolo si va a Eh dormire, sì, appunto, certo. perché quel sonno, quelle ore di sonno della notte sono fondamentali e si deve cercare di stare attenti alle limitazioni. Io, insomma, ce la metto tutta È una come scuola, il disciplina teatro è perché, comunque sempre una scuola di vita, perché insegna sì, disciplina assolutamente. e arte e va al di là di, io lo dico sempre che nel mio giornale lo scrivo. L'arte è al servizio dell'uomo anche per il benessere dell'essere umano, sia per chi lo fa che per chi lo fruisce. Per Sì, cui. dai, sono totalmente d'accordo perché ecco, questa è proprio la funzione stessa del teatro. Diciamo sempre che c'è una funzione sociale, ma c'è una funzione che va anche al di là, insomma. E con gli anni, ecco, devi far tesoro di questo e anche per tramandare, proprio per insegnare, no, alle generazioni future Esatto. che cosa vuol dire proprio fare teatro, in questo caso teatro musicale, ma non è che si discosti molto, ecco, quindi Comunque, guarda, io pensavo l'altro giorno, facevo un ragionamento, in principio era il verbo e l'uomo ha sempre danzato, cantato e ballato, quindi portare in scena un'opera popolare come Notre Dame o un musical è insito nell'uomo, perché l'uomo la musica l'ha portata in sé dal battito del cuore della madre per tutta la sua vita. sì, Quindi potremmo hai stare detto qui bene. delle ore a parlare di questi temi che mi interessano molto, No, però so che hai devi detto bene, ma andare, ecco, dimmi, dimmi. no, ma d'altronde, guarda, d'altronde lo sviluppo di linguaggio partiva proprio da suoni e quindi, se vogliamo, più vicini al canto rispetto alla parola, Esatto, alla esatto. parola parlata. E quindi sì, hai detto bene, cioè, e forse si potrebbe dire che il teatro nasce con l'uomo, Nasce con sì, l'uomo, assolutamente perché sì. anche nella Bibbia lodate il Signore con canti e balli, per cui molta gente storce il naso quando dice, ma questi si mettono a ballare e cantare. E invece è insito nel DNA umano, la danza e il canto. Quando siamo innamorati cantiamo, quando siamo tristi cantiamo, per cui Notre Dame ne è un grande esempio. E poi è arte, perché io ho sempre i brividi, per esempio, quando è andata a fuoco la cattedrale reale di Notre Dame, io ho sofferto fisicamente, e immagino te. Ah, ma no, anch'io, guarda, poi ci siamo sentiti con altri colleghi, con Vittorio, con Matteo, con Graziano, e sentivamo veramente questa appartenenza a questo simbolo, no? Così forte, Sì. perché noi l'abbiamo raccontato, lo raccontiamo, lo cantiamo, e ci siamo stati, io ci sono stato tante volte a Notre Dame, sì, e ne abbiamo veramente sofferto. E oggi, ecco, la cantiamo ancora anche come segno che Notre Dame è ancora viva, così come vivo il nostro settore tanto bistrattato. Esatto, e lo sarà sempre, perché d'altronde anche in tempi di guerra il teatro si teneva per tirare alto il morale delle truppe, per cui adesso è il motivo proprio, è un motivo in più. Un guardacaso, preferire colpire maggiormente un popolo. Giorni fa, cosa Esatto. hanno fatto? Hanno colpito un Il teatro, teatro. e proprio per dare un segno proprio di violenza, come si dire, Colpire l'anima delle per colpire persone. l'anima, brava, per Sì. colpire proprio l'anima di una popolazione, hanno colpito il teatro, eh sì, assolutamente. È una cosa drammatica, veramente terribile. Speriamo finisca presto, ma adesso ci troviamo a sperare che finisca presto come il Covid, che è durato un'eternità e E ancora ancora c'è, circola. sì. Io temo che veramente sarà lunga questa guerra, perché insomma, vabbè, non sta a me parlarne, ma io, insomma, temo, mi sembra quasi, a volte adesso te lo dico anche se vuoi fuori intervista, mi sembra quasi che Putin veramente stia andando verso la ricerca di un conflitto mondiale, veramente. Certo, Anche perché purtroppo. nella posizione in cui si trova sembra quasi che sia adesso posturare più indietro, tanto lui come uomo politico e come uomo proprio è finito, è segnato. E allora, prima di abdicare, sembra quasi che debba fare dei danni, non lo strano. Staremo a vedere. Comunque, in Notre Dame c'è tutto, c'è la vita, c'è la morte, ci sono tutte le emozioni e credo che in questo momento sia un segnale molto forte e molto bello. Quindi sono molto contenta che stia andando bene, che
che ci siano delle date in più anche a Milano. Io sicuramente verrò a vedervi. Non sono ancora venuta, ma il 5 è l'ultima data, proprio al giro di boa arrivo, perché per me Notre Dame, anche come ho scritto nell'editoriale, ha cambiato la mia vita, come ha cambiato la vita degli altri, di molte altre persone, perché ha fatto delle amicizie che durano ancora oggi. E poi ho cambiato lavoro perché, come ha detto Marco Guerzoni, io all'inizio sì, facevo questo lavoro e ero anche giornalista di finanza e ho cambiato. Sono diventata cambiato un totalmente. po' la tua dimensione. Esatto, quindi devo molto anche a Notre Dame, quindi di questo vi ringrazio. Grazie Joe, è sempre bellissimo chiacchierare con te e ti lascio ai tuoi impegni e ci vedremo presto sui palchi di tutta Italia. Grazie. Va bene, grazie a te, ci vediamo Ciao. presto.